Avere una nuova edizione di Ratman dopo 25 anni, che effetto fa? Non lo so, perché ormai sono tante le edizioni di Ratman che abbiamo fatto e che abbiamo fatto perché nel mondo la gente continua a nascere, non possiamo bloccarla e quindi arrivano persone che non hanno mai conosciuto Ratman in vita loro, sono nati durante questi 25 anni e cerchiamo di fare delle edizioni sempre più belle, ovviamente, per cui questa è veramente una gran bella edizione, speriamo che risulti piacevole anche nella lettura a chi, ripeto, non conosce ancora il personaggio. Allora, aver creato Ratman, averlo condotto avanti per 20 anni, in effetti è una cosa che. Non so, io sono una persona che non si volta mai a vedere quello che ha fatto, per cui non ho mai avuto la percezione di che cosa avessi creato effettivamente con questo personaggio, se non attraverso le lettere dei lettori, se non attraverso le manifestazioni di simpatia, di affetto, insomma, che mi arrivavano durante gli incontri, durante le fiere. Ed è molto bello, molto bello. Devo dire che io l'ho sempre ritenuta una cosa. Ripeto, molto bella, ho sempre ringraziato i lettori, però anche molto frutto del momento in cui veniva fatta, perché come dice Ron, c'è sempre un nuovo concerto, c'è sempre un nuovo disco da fare, perché insomma non puoi fermarti e riposare sugli allori, perché comunque se sei un autore devi comunque dimostrare che questo affetto te lo sei meritato anche dopo 20 anni. Quindi, come dire, non mi soffermo mai, ecco, su questa cosa qua. Cerco sempre così, di concentrarmi invece sul lavoro, di fare qualcosa che valga la pena essere letto. Allora, io in questi 20 anni di Ratman c'è stato effettivamente un momento in cui mi sono detto, fa, se non creo qualcosa su cui costruire il futuro di questa serie, non andrò avanti molto, molto a lungo, anche perché all'inizio io facevo delle storie autoconclusive in cui Ratman viveva delle avventure, però non potevo andare avanti così a lungo, anche perché io mi sarei annoiato. E quindi già dopo il sesto numero dell'autoproduzione, attenzione, non della Ratman Collection, ma dell'autoproduzione di Ratman, mi sono reso conto che bisognava gettare delle basi più solide perché questo personaggio sopravvivesse. Dal settimo numero dell'autoproduzione in poi ho cominciato a costruire il passato di Ratman. Ecco, e da quel momento lì sono arrivati tutta una serie di personaggi, è arrivato tutto un background che piano piano nel corso degli anni in cui poi ho pubblicato con Panini Comics si è evoluto fino alle 10 puntate finali. Ecco, questa è una cosa abbastanza importante perché se no. Sì, uno può andare avanti con una serie in cui ogni numero è a sé stante, come stavo facendo io, ma per certi versi, non so, non è qualcosa che a me faceva piacere continuare a fare, ecco. Allora, io ho avuto un rapporto con i lettori molto stretto, Fin da subito io rispondevo alle lettere di carta, rispondendo con lettere di carta, poi sono arrivate le email, rispondevo attraverso le email, li incontravo durante le presentazioni dei numeri, durante gli incontri fumetteria, durante le fiere, quindi c'è sempre stato un rapporto molto stretto con loro, addirittura è nato un fan club di Ratman con cui sono andato tantissime volte in trattoria, insomma abbiamo riso e scherzato insieme. C'è però da dire una cosa, che io ho sempre, diciamo così, ho sempre fatto di questo affetto la benzina da mettere in un motore per le cose che facevo, ma le cose che facevo ho sempre scelto io da che parte andare, nonostante a volte ci fossero anche così, un sentire contrario rispetto a quello che stavo facendo da parte del pubblico. Io mi ricordo una volta ho fatto una trilogia all'interno della serie di Ratman, molto particolare, molto noir, molto alla Ed Brubaker, quindi qualcosa di completamente diverso da quello che stavo facendo prima. Ho perso 5.000 lettori in quel momento lì. Poi
ma era quello che volevo fare, per cui non mi sono mai fatto, diciamo così, guidare da, diciamo così, dall'onda emotiva del lettore, perché l'onda emotiva del lettore cambia a ogni chiaro di luna e non è quella che uno deve seguire, soprattutto se è un autore, perché poi rischia veramente di perdere il controllo della barca. Invece il controllo della barca deve sempre restare nelle mani dell'autore. Allora, io ho iniziato con Panini appunto nel 97, perché attraverso l'interessamento di un paio di editor di Panini, Andrea Plassi ed Enrico Fornaroli, sono arrivato a Marco Lupoi, che è il direttore editoriale di Panini, il quale mi ha contattato durante una Lucca Comics offrendomi la possibilità di andare, di passare dalle fumetterie in cui stavo pubblicando questi piccoli albetti spillati autoprodotti di Ratman alle edicole. Quindi con questa Ratman Collection perché raccoglieva le storie già edite in fumetteria, aggiungendone una in cui Ratman poteva interagire con un personaggio della Marvel, perché all'epoca Panini Comics era Marvel Italia, per cui potevamo accedere a questo mondo incredibile dei personaggi. E quindi uscì poi nell'aprile del 1917 con una copertina in cui vediamo Ratman insieme all'Uomo Ragno. Quindi una cosa abbastanza particolare, e il primo numero andò molto bene, cioè nel senso, Marvel Italia all'epoca avrebbe portato avanti questo tentativo se il numero avesse superato almeno le 10.000 copie, e il primo numero vendette 14.000 copie, per cui siamo andati avanti per 4 numeri. Abbiamo visto che hanno fermato anche la macerazione dei numeri venduti, perché sono arrivate proprio le richieste da parte del pubblico e degli arretrati che non avevano trovato, e dopo il numero 4 abbiamo iniziato veramente a spingersi verso il largo col numero 5 della Ratman Collection. Siamo arrivati dopo 20 anni al numero 122, per cui è stata una scommessa vinta, insomma, da entrambe le parti, sia da parte appunto di Panini Comics che da parte mia. Allora, io spesso e volentieri sì, ho immaginato di fare qualcosa di completamente diverso da quello che ho fatto. Una volta dissi mi sarebbe piaciuto creare una storia in cui creare paura anziché divertimento. Mi rendo conto che dopo tanti anni sono anche un po' vittima di me stesso, nel senso, se un lettore va in edicola e trova qualcosa realizzato da Leo Ortolani si aspetta di ridere. È un po' un problema per me, nel senso, si aspetta di ridere e non trova niente di quello che ha sempre letto fino ad ora. Potrebbe essere un problema proprio per il tipo di prodotto. Però l'idea resta sempre, anzi, è un'idea che ha già un titolo, è un'idea che ha già un progetto da una parte, prima o poi la farò sicuramente. Devo solo trovare il coraggio, perché in effetti significherebbe veramente riuscire a diventare un autore un po' più, cioè, a creare qualcosa di diverso, e quindi di uscire anche dalla comfort zone mia, che è quella di fare storie e fumetti divertenti, e di fare qualcosa di veramente di nuovo. Ma se dovessi individuare un successo, un elemento di successo per Ratman, probabilmente è l'umorismo, quello sì, cioè, anche perché l'umorismo ti consente di veicolare dei concetti e delle idee attraverso la gag. La gag passa, è un cavallo di Troia, dentro di sé ha il concetto, però passa, e quindi la cosa bella è che la gente rideva e poi dopo alla fine pensava a quello che era entrato in lei durante la risata, e perché non è a volte, cioè a volte c'è la risata stupida, però a volte c'erano molte risate che non erano fine a se stesse, ma che portavano delle idee, dei suggerimenti. Credo che la cosa bella sia questa. Allora, se chi lo sa se vedremo ancora le avventure di Ratman. Da una parte, non lo so, ci ho pensato quando ho chiuso la serie, ho detto dai, adesso do un,
così faccio un countdown, e c'è un countdown in effetti alla fine dell'ultima storia di Ratman. Scaduto quello, in qualche maniera forse il personaggio potrebbe tornare. Però mi rendo anche conto che Ratman è nato perché è nato in quel momento, come ero io in quel momento, come era la situazione in quel momento. Chi lo sa come potrebbe essere un Ratman adesso a distanza di anni, o come potrebbe essere a distanza di più anni rispetto adesso. Non lo so, me lo sono chiesto tante volte, ma neanche tante, perché comunque i progetti che sto seguendo sono tanti, sono diversi. Ripeto, io non sono alla fine uno che si affeziona ai progetti, nonostante siano andati bene. Se sento che c'è bisogno di concludere, li concludo, per cui chi lo sa, non lo so neanch'io.